Alleluia, gloria a te, Signore. Che è la via, la verità e la vita. La Bibbia dice che gli idolatri non entreranno nel regno dei cieli. Oh, quanti idoli, Signore. Ma Dio verrà a distruggere gli idoli. Statene certi, Dio distruggerà gli idoli. Lo dice la Bibbia. Perché l'idolatria è un grave peccato che porta le persone all'inferno. Sapete, ci sono religioni piene di idoli. Per esempio, la Chiesa romana è piena di idoli. Se io entro in una chiesa romana, vedo statue di tutte le misure, statuette, immagini, santini, sculture. Questi sono idoli, dice la Bibbia. Noi dobbiamo adorare solo il Signore. Gloria a te, Alleluia. Signore. Vediamo se qualcuno ascolta la verità. Almeno Santo un'anima sei, che si converta, Signore. Alleluia. Gloria un'anima che si converta. Aiuto e creda Gesù, nel vero Dio. Alleluia. La Bibbia dice, ascolta anche tu che ascolterai, lì su Santo. YouTube, amen, su questo canale dove predichiamo la sana dottrina di Gesù Cristo. La Bibbia dice che solo nel nome di Gesù c'è la salvezza. Allora perché le persone pregano Padre Pio, Santa Rita, Sant'Agata? Se vai in Messico, c'hanno migliaia di madonne diverse, in Messico. Però c'è il narcotraffico, c'è la mafia peggiore del mondo. Perché Alleluia. Non possono cambiare il cuore dell'uomo. Ma è solo Gesù che cambia il cuore. Amen. Alleluia, non è Buddha, non è Maometto, non è l'induismo, lo yoga. Le persone gli piace fare yoga, ma il loro cuore non cambia, non vengono salvati, liberati dal vizio, dall'alcol. Cioè le persone dicono io credo in Dio e bevono alcol, fumano dalla mattina alla sera. Ma che Dio hanno le persone? Hanno un Dio di legno. Gloria a te, Signore. Un Dio morto, un Dio che non libera i peccatori. Ma il vero Dio, alleluia, il Signore Gesù Cristo libera i peccatori. Ci libera dai vizi, ci libera dai peccati, dai difetti. Ci libera dall'adulterio, dall'omosessualità. Io conosco testimonianze di persone che erano omosessuali, travestiti, prostitute, tossici, rapinatori, camorristi, narcotrafficanti, guerriglieri in Centro America, in Colombia. Io sono sudamericano, ci sono grandi testimonianze di uomini veramente cattivi, omicidi, che Cristo li ha cambiati, Cristo li ha liberati. Santo Alleluia! Sei, Gesù. Cristo ha spezzato quelle catene. Gloria a te, Gesù. E se tu credi questa mattina, Guida Gesù ti libererà. Santo. Alleluia! Se tu lo chiamerai, gloria a Dio. Se tu avrai fede nel suo santo e meraviglioso nome. Gloria a te. Perché Gesù. La Bibbia dice, cari, che solo nel nome di Gesù c'è la salvezza. Così dice nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, verso 12. Alleluia. In nessun altro è la salvezza. Alleluia. In nessun altro è la salvezza, perché non c'è nessun altro nome, così dice la parola, la Bibbia, non c'è nessun altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale dobbiamo essere salvati. Ascoltate bene, ve lo dico con amore, anche se devo alzare un po' la voce, ma sto parlando con amore. Non c'è nessun altro nome, amen, in questa terra che ci possa salvare. Solo il nome di Gesù Cristo, amen. Nessun altro. Tu non devi affidarti a San Gennaro, San Giovanni, San Giacomo, San Pietro, Sant'Agata, Santa Rita. In Messico hanno fatto anche la Santa Morte. C'hanno anche la Santa Morte.
mio Dio. A Napoli anche Maradona l'hanno fatto santo, sapete? Alcuni pregano San Maradona. No, 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 no. L'unico che salva è Cristo. Amen. Amen. Dio. Questo okay. È il messaggio della Bibbia. Okay, ma saputo. Alleluia. Alleluia. Tanti lo sanno, ma non lo mettono in pratica, perché c'hanno la casa piena di idoli. Forse anche lei. Avete tanti idoli, immagini, statuette, santini, santerelli, madonnine, Sant'Agata, Santa Rita, Santa santi Dio. Di qua, santi di là, ma non hanno Gesù nel cuore. Amen. Perché continuano a mentire, a fumare, a bere alcol, a giocare alle macchinette, a guardare pornografia, a dire le bestemmie, a rubare, a truffare. Continuano a truffare. E quante persone dicono che credono in Dio, ma poi truffano, c'hanno l'inganno sotto. Tu sei nel peccato, stai attento, perché se arriva la morte ti coglie nel peccato, tu sei spacciato per l'eternità, tu sei morto, sei perduto. Hai bisogno di credere in Gesù adesso. Alleluia. Adesso devi credere in Gesù, non domani. Tu non sai se domani ti sveglierai. Neanch'io so se domani mattina mi alzerò dal letto, ma io sono con Gesù, alleluia, che ha avuto pietà di me, mi ha salvato, mi ha liberato dai demoni, mi ha liberato dall'alcol, dalle birre, dai whisky, dalle bestemmie, dal rubare, dal commettere adulterio, alleluia, Gesù mi ha liberato. Amen. Amen. Questo Vangelo dobbiamo predicare, gloria. Gloria a te, Signore. Perché Cristo è venuto nel mondo a salvare i peccatori. Alleluia. Credete nel nome di Dio. Gloria a Dio. È l'unica speranza. Gloria a Dio. Il Signore vi illuminerà.